ha detto che il salame di cioccolato va preparato per forza con il biscotto dedicato? No, non è così. In cucina bisogna un po' andare in freestyle, ragazzi. Soprattutto ora, sotto le feste, bisogna approfittarne. Quindi bisogna utilizzare anche dei prodotti relativi a questo periodo. Ecco perché, cucinare con i sondaggi di oggi, ho messo a sondaggio diversi prodotti che ricordano Natale. Quelli che hanno vinto? Linea Deluxe, torronette nero al cioccolato fondente, torta sbrisolona e poi chiaramente delle nocciole. Questa era la parte croccante. Dopodiché andremo ad unire tutti gli altri ingredienti che sono zucchero a velo, uovo, burro, pomata, quindi già un pochino morbidino in modo che sia più malleabile, del cacao in una boule e faremo il nostro salame di cioccolato in versione natalizia. Iniziamo! Prima di unire cacao, zucchero a velo, uova, burro, eccetera, eccetera, dobbiamo creare la parte che dà croccantezza. Cosa faremo quindi? Batteremo a coltello tutto quello che è croccante. Quindi la torta sbrisolona, le nostre nocciole e poi per dare un twist ancora più cioccolatoso, il torronette nero al cioccolato fondente. La parte faticosa ce la siamo levata, ragazzi. Ora prendiamo zucchero a velo e uovo e con una frusta frustiamo bene qua in mezzo. Una volta che si è venuto a formare un bel composto, aggiungiamo il burro pomata. Per farlo pomata o lo tirate fuori dal frigo un'ora prima oppure lo passate in microonde. Finite con del cacao setacciato, aggiungete la parte croccante e poi dobbiamo solo aspettare. Ora, carta forno, due spaghi, perché bisogna fare una ciga caramella che va arrotolata e buttata in frigo, freezer per almeno un paio d'ore. Dopodiché tirate fuori, aspettate un quarto d'ora, 20 minuti, perché deve tornare un po' in clima, si dice. Poi tagliamo e assaggiamo il nostro salame di cioccolato natalizio. Salamino di cioccolato, ragazzi, pronto. Abbiamo fatto fare un passo dal freezer al frigorifero, così ha la temperatura ottimale. Lo tagliamo in due, zucchero a velo, lo tagliamo a fettine e impiattiamo e assaggiamo. È davvero molto buono. A volte mi stupisco di quanto sono bravo. Vado a godermelo in solitudine. Ciao. Ah. Buone feste.